Finisce 80-72 per la Mocambo Chieti, partita fondamentale in chiave salvezza per gli abruzzesi. Esordio di Roderick da 18 punti, 20 per il capitano Ancelotti. Presidente Marchesani, la serata che si aspettava? Oggi abbiamo giocato veramente molto bene, Roderick ha fatto vedere il suo spessore cestistico, veramente un ottimo giocatore, oltre ai 18 punti ha fornito veramente tanti assist, ma devo dire che è stata una prova ottima di tutta la squadra. Rimarchiamo i 20 punti di capitano Ancelotti e poi voglio fare un elogio a Thomas Reale con i suoi 14 punti, che è stato veramente devastante. Ad oggi, cristallizzando la classifica, Chieti è salva. Abbiamo ribaltato la differenza punti con Mantova, dove lì avevamo perso di 6, quindi va bene così, continuiamo così. Con Roderick in campo si è vista una squadra, secondo me, anche più coinvolta, perché è un gran passatore Roderick. Come sta Jackson e se ci sarà l'ultima operazione di mercato a breve? Al momento Jackson sta recuperando, domenica sarà sicuramente in campo e avremo due terminali offensivi da paura. Per quanto riguarda le operazioni di mercato, in questo momento abbiamo ancora uno slot da poter spendere, però dobbiamo essere cauti, dobbiamo riflettere su alcune situazioni. È un gruppo ormai solido, consolidato, Roderick si è subito messo a disposizione, quindi dobbiamo un attimino riflettere, fermo restando che uno slot comunque lo utilizzeremo. Allora, coach Raiola, la serata che serviva per ridare entusiasmo all'ambiente, per fare due punti fondamentali, guardando un po' la somma di questa strana classifica in chiave salvezza, ad oggi Chieti sarebbe salva? Guarda, allora, la classifica comunque la dobbiamo vedere a fine anno. Io credo che per noi questa è stata una partita importantissima, se vogliamo dirlo anche di ripartenza. Abbiamo inserito dei giocatori nuovi che finalmente stanno giocando, come Spizzichini, che purtroppo ha avuto dei problemi fisici, ha bisogno di tempo, Tunè, e poi la società, devo dire, ci ha regalato Roderick, un giocatore che se sta bene è arrivato mercoledì, giovedì, si è allenato per la prima volta, ha già dimostrato quello, quanto ci può far crescere, cioè quanto può essere forte lui, ma che mano ci può dare per il proseguo del campionato. Io mi ricordavo un Roderick realizzatore, questa sera ho scoperto un Roderick che passa la palla come pochi. Ah, un giocatore che sa sia realizzare che passare la palla, secondo me deve comunque naturalmente entrare più in forma e anche in sintonia con i compagni, perché fa delle giocate davvero uniche, quindi sicuramente dobbiamo conoscerci meglio, però quello che voglio dire è che oggi era una partita importantissima da vincere, che non era assolutamente facile, perché purtroppo chi segue lo sport sa che quando si affinano tanti risultati negativi, purtroppo ci sono in ballo anche altre situazioni in campo che ti possono purtroppo non far giocare al meglio delle tue possibilità. Invece i ragazzi oggi hanno sfoderato una grande prestazione, mi dispiace solo che magari il divario per la differenza canestri poteva essere un po' più ampio, però va benissimo così. Questa è la prima partita vinta in questo 2023 e adesso dobbiamo crescere ulteriormente come squadra e andare finalmente a provare a vincere una partita fuori casa. Chiedo l'ultima cosa, Stefano, quanto c'è di Stefano Raiola nella crescita esponenziale di un playmaker che all'inizio faceva un po' fatica in A2, oggi un giocatore affermato, Raiola? No, allora guarda, io... Quanto c'è di Raiola? Ma no, Tommy ha fatto una... magari all'inizio aveva fatto già delle buone partite, è stato un periodo che magari ha fatto meno canestro, adesso sono due partite che fa due grandi partite, merito è suo, stiamo lavorando un po' più sul tiro forse rispetto al passato, però ci voglio dire, l'importante sono i ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, quello di oggi è una vittoria di squadra importantissima. Esordio importante per Roderick, squadra rivitalizzata, squadra che vede la salvezza, ad oggi se finisse così Chieti salva. Sì, hai detto bene, in termini di energia, in termini di coralità si è vista una partita bellissima, devo dire che il risultato non è stato mai troppo in bilico, l'abbiamo controllata da inizio alla fine, quindi meritatissima la vittoria. Coach Raiola è stato bravissimo a ruotare, abbiamo ruotato in 9, quindi credo che era quella la cosa più importante, grandissima energia, ripeto, è un'ottima iniezione di fiducia per la partita a San Severo. Commento alla partita di Puccio Lapenna e del presidente regionale Francesco Di Girolamo. Puccio, una partita ben gestita, giocata bene da Chieti, dall'inizio alla fine comandata, quindi credo che sia una vittoria meritata, con una bellissima prestazione di tutti. Di Girolamo. Un risultato importante per Chieti, in vista dei play-out, se dovessimo arrivarci non salvarci subito, ribaltata anche la differenza canestri,
un'ottima prima gara di Roderick, che veramente ha svoltato la squadra, quindi complimenti alla squadra di Gabriele Marchesani e speriamo che tutto proceda per il meglio, come è successo questa sera.